La Lazio senza Immobile, cosa dicono i numeri? Roma Ciro Immobile costretto a fermarsi di nuovo. Da capire con precisione i tempi di recupero. Ma la Lazio dovrà fare a meno del suo bomber, e uomo più rappresentativo, come già accaduto in questa stagione. Ciro, generoso e voglioso, gioca tanto e senza mai risparmiarsi. A quasi 33 anni il fisico gli gioca qualche scherzo e così la squadra dovrà di nuovo fare a meno di lui. Ma cosa dicono i numeri al netto dell'assenza del suo centravanti dei record? In questa stagione ha saltato totalmente. Tra Serie A e Europa League, 6 partite. Va aggiunta anche quella con il Monza, appena 4 in campo. Se si calcolano i 7 match in cui non ha giocato, o giocato parzialmente, la Lazio ne ha 24, Midtjylland, Atalanta, Roma, Monza, e persi 3, Feyenoord, Salernitana e Juve. La Lazio senza Immobile nella passata stagione e anche l'anno scorso. Sarri al suo primo anno alla Lazio, ha dovuto fare a meno di Ciro Immobile in diverse occasioni. Primo stop. 3 ottobre 2021 e sconfitta per 3-0 contro il Bologna. Il 20 novembre il bomber è assente contro la Juve e sconfitta per 2-0. 2 vittorie per i biancocelesti senza il bomber a dicembre. 3-1 al Genoa e 3-1 al Venezia. Il 17 febbraio nuovo stop per la sfida contro il Porto di Europa League, 2-1. 3 giorni dopo è ancora out nell'1-1 con l'Udinese. E infine 2 pareggi nelle ultime 2 del campionato con Juve e Verona, 2-2 e 3-3. Quando Immobile manca non è la stessa Lazio in termini di gol, personalità, carattere. Senza è una squadra a tre quarti. Ora Sarri spera solo di recuperarlo in fretta. Virgola.